Garmin Venu 2, tante luci, qualche ombra, iniziamo subito perché questa recensione è bella densa. Cassa da 45 mm e spessore di poco superiore ai 12 per un peso complessivo di nemmeno 50 grammi. La ghiera è in acciaio e la cassa in polimero rinforzato. Il cinturino è in silicone con una gradevole texture ed è intercambiabile. Lo schermo è AMOLED da 1,3 pollici ed ha una risoluzione di 416x416 pixel. Bello il fatto che il display sia a filo della ghiera, meno bello sui possibili urti. Sul mio polso sta bene, non c'è l'effetto padella, ma considerando che Garmin ha anche una versione più piccola del Venu 2 con cassa da 40 mm, qui forse si poteva usare un qualcosina in più e mettere un display un pochettino più grande. E adesso facciamoci un giro veloce nel menu e nelle app perché su questo aspetto, quello dell'usabilità, ho qualcosa da dire. Allora, voi questo Venu lo potete controllare attraverso swipe e attraverso i due pulsanti laterali. Allora, swipe verso il basso o anche verso l'alto, è la stessa roba. Voi accedete ad una serie di widget che vi danno la possibilità di entrare in determinate applicazioni. Bello il widget delle notifiche, vedete? Che vi dice anche con delle iconcine da quali applicazioni voi avete ricevuto queste notifiche, per esempio ricevute da Garmin Connect, tantissime, ma per esempio anche da altre applicazioni e così via. Se poi torniamo indietro, ci sono altri widget, come per esempio quello del meteo, piuttosto che un riassunto degli ultimi 7 giorni, il widget che mi dice come ho dormito, quello del pulsossimetro, della respirazione e così via. Se invece andiamo a fare uno swipe da sinistra verso destra, entriamo in una scorciatoia. Io qua ci ho messo Garmin Pay, ma voi la potete personalizzare con l'applicazione che volete. Cliccando invece non in modo lungo, quindi facendo solamente un click sul tasto superiore a destra, voi potete entrare sostanzialmente nel menu degli allenamenti dell'attività fisica, che voi potete andare anche a personalizzare andando ad inserire con questo più l'allenamento che preferite. Torniamo indietro, mentre se fate una pressione lunga sempre su questo tasto, voi entrate nel menu dei collegamenti rapidi. Anche questo menu voi lo potete settare e quindi potete entrare più velocemente nell'applicazione che preferite. Se invece cliccate tenendo premuto sul tasto in fondo a destra, entrate in una sorta di menu esteso delle impostazioni, dove all'inizio vedete quadrante orologio, quindi la possibilità di settare le watch face, piuttosto che se cliccate sulla rotellina andate a tutta una serie di impostazioni attraverso cui voi potete andare a settare, a personalizzarvi lo smartwatch. Ecco, non so se si è capito da questa prima overview, ma per quanto mi riguarda, come è impostato i menu, le applicazioni Garmin, insomma, non è proprio il massimo dell'usabilità. Vi faccio qualche esempio. Primo esempio, nel 99% degli smartwatch, se voi volete cambiare watch face, tenete premuto sulla watch face, non su questo Garmin, dove dovete tenere premuto sul tasto destro e poi andare su quadrante orologio. Galeazzi nella sua recensione aveva detto: non c'è l'avviso quando lo smartwatch si disconnette dallo smartphone. C'è, però dovete farvi un bel giro, ragazzi, per andare a trovarlo. Dovete tenere premuto, poi dovete andare a cliccare sulla rotellina, poi dovete andare su connettività, poi dovete andare su telefono e infine, vedete, potete settare avvisi connettività spento oppure acceso. E poi ancora alcuni swipe non vengono sfruttati. Per esempio, se io faccio swipe da destra verso sinistra e non succede nulla. E la domanda è: ma perché non succede nulla? Soprattutto perché questo smartwatch è dedicato ad un'utenza che ha sì a cuore la parte sportiva, ma un'utenza anche un po' più generalista, altrimenti non avrebbero fatto un display AMOLED che fa l'occhialino magari a chi utilizza già Apple Watch o Samsung Galaxy Watch 3. Se vuoi andare a rubare utenti da questo tipo di utenza, però Garmin, devi lavorare sul design dell'interfaccia e usabilità. Consiglio che non faccio pagare. Adesso andiamo a vedere come si comporta la parte smart. La parte smart è bella nutrita, a partire dalle notifiche a cui voi potete rispondere con risposte preimpostate, ma solo se lo associate ad Android. Bene inoltre il fatto che le emoticons vengano visualizzate correttamente. Occhio però che qui vi fermate, nel senso che non avete microfono, non avete altoparlante, non avete un assistente vocale, ovviamente, quindi non potete gestire in alcun modo le chiamate e le telefonate direttamente dallo smartwatch.
Ho trovato buona la vibrazione, che potete settare su ben 3 livelli, ma già sul medio non correte il rischio di perdervi nessuna notifica. Ha l'NFC e quindi con Garmin Pay potete pagare con il polso. Ha la modalità non disturbare, ma attenzione, perché ha il non disturbare intelligente, quindi che non vi manda notifiche quando state dormendo. Ma se volete settare degli orari in particolari, non potete farlo dallo smartwatch, ma dovete passare dall'app. Al contrario della sveglia che, per fortuna, potete settare direttamente dallo smartwatch. Ottima la possibilità di poter utilizzare Deezer o Spotify per ascoltare musica, così anche come la possibilità di scaricare musica direttamente nello smartwatch. Interessante anche la possibilità che avete di settare la rilevazione di un incidente durante alcune attività. In questo modo, se succede qualcosa, per esempio una caduta, Garmin invierà un messaggio ai contatti che avrete precaricato sull'app. Da aggiungere inoltre che questo è uno smartwatch aperto, cosa intendo per aperto? Che voi potete utilizzare l'applicazione Garmin IQ, che è un'applicazione che non è la stessa che vi gestisce lo smartwatch, ne dovete scaricare una seconda, ma che vi va per esempio a dare la possibilità di inserire e installare nuove watch face oppure installare diverse app. Insomma, più o meno quello che succede per Apple Watch e Samsung Galaxy Watch 3, anche se questi due hanno la possibilità di installare app direttamente dallo smartwatch, laddove invece per quanto riguarda il Venu 2 dovete passare per forza direttamente dall'app. Questo inoltre, ragazzi, è uno smartwatch zeppo di sensori, GPS, GLONASS, Galileo, bussola, altimetro, chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto è uno smartwatch che si rivolge a quel tipo di persone che vogliono tenere monitorata 24 ore su 24 la propria salute psicofisica. E qui, ragazzi, ve lo dico subito, non ce n'è per nessuno. E questa è un'ottima occasione per dare anche un'occhiata da vicino all'app di Garmin e proprio per vedere la profondità delle informazioni a cui vi può dare accesso. Qui siamo nella tab La mia giornata, all'inizio avete una serie di informazioni, se fate degli allenamenti vi fa vedere cosa avete fatto durante la giornata, ma andiamo avanti e andiamo alle rilevazioni proprio che riguardano la salute. Qui per esempio avete in diretta la frequenza cardiaca e se cliccate avete un diagramma che vi fa vedere l'andamento della vostra frequenza cardiaca. Naturalmente dovete attivare il monitoraggio 24 ore su 24. Qui avete la body battery, ovvero sia paragonando il corpo umano ad una batteria che si ricarica durante il sonno, quanta energia avete al risveglio, vedete questo è il picco, e quanta invece energia mano a mano andate a consumare durante la giornata. Io ho ancora il 54 residuo. Ma avete per esempio anche altre informazioni come per esempio passi, come per esempio i piani, le calorie consumate oppure il riposo. Qui andiamo sulla parte di sonno. Allora qui ho trovato il sonno, la rilevazione del sonno molto precisa. Tra l'altro vi va a dire le varie fasi del sonno, quindi se profondo, leggero, REM oppure sveglio, ma non basta perché per ciascuna nottata voi avrete a disposizione anche i dati del pulsossimetro, dovrete attivare la rilevazione dell'ossigenazione notturna. Vedete, qui ho l'ossigenazione media che è del 91% e qua come è andata la mia ossigenazione durante la notte. Ma non contenti, voi potrete andare anche a verificare quanti respiri voi avete avuto in media durante la notte con questo grafico. Insomma, davvero una serie di informazioni assolutamente complete. Vi viene poi data anche, sempre per quanto riguarda il sonno, una valutazione che si esprime attraverso un punteggio, in questo caso 85 su 100, che poi viene scomposto in sottovoti, chiamiamoli così, nelle varie fasi del sonno. Quindi ho avuto eccellente per quanto riguarda la durata, ma solamente discreto per lo stress che ho provato nel sonno, oppure scarso, invece una valutazione scarsa per il sonno profondo perché è stato per esempio troppo breve. Andiamo avanti, abbiamo anche un grafico che ci fa vedere i cicli di respirazione, le respirazioni medie al minuto che abbiamo avuto e poi andiamo avanti, qui per esempio c'è il riassunto di attività che abbiamo fatto nei precedenti giorni, quindi io ieri mi sono fatto una camminata di 1,8 km e qui come vedete ho veramente tutto il ciclo, tutto il riassunto. Se voi poi andate a cliccare sulla camminata, voi potete accedere anche ad un'ulteriore schermata dove per esempio se si è trattato di una camminata all'aperto voi avete anche
la cartina della vostra che vi fa vedere il vostro percorso. E poi ci sono alcune chicche, come per esempio l'età fitness, ovvero sia lui vi va a incrociare vari parametri, per esempio battito cardiaco, ossigenazione, allenamenti che fate e così via, e vi restituisce l'età fisica, fisiologica del vostro corpo. E qui potete insomma divertirvi misurando la differenza con l'età anagrafica. Oppure altre chicche, per esempio come Health Snapshot, ovvero sia vi fa un'istantanea che dura sostanzialmente 2 minuti, dove va a incrociarvi i vari parametri che sono per esempio cuore, respirazione e così via. E ho apprezzato molto anche la possibilità di settare allarmi cardiaci, ovvero sia allarmi che scattano se la soglia della vostra frequenza va al di sopra oppure al di sotto di una certa soglia. Ma alla fine, quanto è preciso? Sulla precisione dei sensori iniziamo da quello del battito. L'ho provato sul Tapirulan con diverse andature, facendo il confronto con una fascia cardio, sempre Garmin, e devo dire che ad oggi è il sensore più preciso che io abbia mai provato. A riposo ovviamente, ma anche sotto sforzo o in fase di recupero, segue bene l'andamento del battito. Questo è uno smartwatch che davvero potete pensare di mettere al polso senza sentire il bisogno di avere con voi una fascia cardio. Misurazione dei passi praticamente allineata ad Apple Watch, il che vuol dire che forse sottostima un pochino, ma poca roba. Ha il sensore di rilevazione dell'ossigeno, che potete settare se attivo solo durante il sonno, durante tutta la giornata, oppure se attivarlo solamente quando serve. Qui mi sono trovato decisamente meno bene in quanto a precisione. Ho provato a fare delle rilevazioni puntuali a confronto con un pulsossimetro da dito, ma o mi ha restituito dei dati palesemente sbagliati, con un'ossigenazione degna di uno zombie in The Walking Dead, oppure mi ha detto che la rilevazione non era possibile. Attenzione, tra l'altro, perché la rilevazione non è continua, ma vi restituisce solamente un dato puntuale. Ho trovato il GPS molto veloce nell'aggancio del segnale. Sulla precisione vi dico subito, questa è la mappa che mi ha restituito il Garmin quando mi sono fatto una passeggiata di circa 1,5 km. Allora, iniziamo a vedere la partenza. Io sono partito da qui, ok? Allora, primo sbaglio, nel senso che lui qua mi dice che sono stato su questa parte del marciapiede, invece io ero su quest'altra. Poi mi sono fatto, come di consueto, il giro della piazza, ok, ho fatto così, laddove invece vedete che lui un po' qua si è confuso, non è stato proprio precisissimo. Dopodiché io qua sono stato sulla parte superiore, in alto del marciapiede, ok, su questa, mentre qui all'inizio lui mi ha fatto rimanere sulla parte inferiore. Devo dire che però poi si è settato abbastanza bene, nel senso che poi mi ha restituito indicazioni veritiere. Qua si è un attimo confuso, nel senso che mi ha fatto andare sulla parte destra del marciapiede, io invece ero da questa parte, però da qui in poi invece devo dire che è stato preciso. Sugli allenamenti ci sarebbe veramente da aprire un'altra recensione, vediamo quello che davvero conta. Per quanto riguarda gli allenamenti, ci accedete attraverso il tasto superiore, arrivate in questa schermata, voi potete aggiungere a questa schermata gli allenamenti che fate per esempio più spesso, come potrebbe essere per esempio la piscina, ma ne potete aggiungere altri. Quando voi andate a selezionare un allenamento, selezioniamo l'allenamento ad alta intensità, voi potete anche andare a selezionare i protocolli che riguardano questo allenamento. Per esempio, se cliccate su Timer Heat, voi potete per esempio utilizzare il protocollo AMRAP, che significa semplicemente as many repetition as possible. Quindi potete, per chi fa questo tipo di allenamenti, questi protocolli saranno abbastanza noti. Durante un allenamento voi avete accesso a diverse impostazioni. Se voi cliccate ancora su questa freccia, voi potete andare per esempio a modificare le pagine dati che voi andate a vedere durante l'allenamento. Quindi potete decidere di vedere schermata 1, schermata 2, schermata 3 e poi potete anche personalizzare il layout di queste schermate. Durante l'allenamento, attraverso uno scorrimento verticale, voi potete avere accesso a diverse tipologie di informazioni, laddove invece quando fermate l'allenamento avete a disposizione un riassunto dell'attività, che è un riassunto naturalmente che differisce a seconda dell'allenamento che avete fatto. Per esempio, se fate corso o camminata, avrete informazioni circa la distanza percorsa o le zone di frequenza cardiaca, ma se invece fate la piscina avrete per esempio informazioni circa lo SWOLF, che è un parametro proprio che interessa a chi fa nuoto.
E adesso display, autonomia e poi conclusioni. Sulla qualità del display niente da dire, è un AMOLED, ha un'ottima risoluzione, ma ripeto, forse si poteva fare un filo più grande. Ha il sensore automatico di luminosità, che funziona bene, e potete comunque settare la luminosità su tre diversi livelli. Potete cambiare ovviamente la watch face e ha l'Always On Display che va a replicare la watch face originale. Al sole la watch face originale si vede bene, con l'Always On Display si comporta meglio della media degli altri smartwatch. Ok, abbassa la luminosità come ovvio che sia, ma in ogni caso la mantiene sempre su livelli che vi consentono di vedere l'ora. Autonomia, sono partito con il 100% a mezzanotte, ho ottenuto l'ossigenazione notturna, ho fatto durante la giornata successiva una mezz'ora di GPS senza Always On Display, vibrazione media, quindi notifiche attive e frequenza cardiaca monitorata 24 ore su 24. Alla fine sono arrivato alla fine della giornata verso le 10.30, 22.30, 11 che avevo ancora l'85% di batteria. Quindi se ci fate un calcolo con queste impostazioni voi più o meno ci fate 6-7 giorni. Il GPS vi consuma più o meno il 3% ogni mezz'ora, quindi se non utilizzate il GPS quei 6-7 giorni potrebbero diventare 8-9 giorni. Conclusioni alla fine di questa recensione monstra, veramente lunga, costa 399€, ne vale la pena oppure no? 399€ per quanto mi riguarda è un po' caro. Io l'avrei prezzato intorno ai 350-330€. Intendiamoci, la sostanza c'è tutta, c'è qualcosa da sistemare dal punto di vista della precisione del pulsossimetro e del GPS, per quanto mi riguarda, l'unica pecca, se così vogliamo chiamarla, è proprio tutto il discorso dell'usabilità, su cui comunque mi sono già espresso. Like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!